purtroppo abbiamo sbagliato un po' di tiri, un po' di passaggi, e il Trieste bravi a sfruttare i nostri 2-3 errori che abbiamo fatto in quel momento, e poi purtroppo il risultato si vede alla fine dei 2 gol, è come niente nella palla a mano. Voi giocate secondo obiettivi per arrivare tra le prime 4 quest'anno, quanto pesa la sconfitta a Trieste in questo cammino? No, pesa a Trieste, è difficile vincere per tutte le squadre, sarà difficile vincere per tutte le squadre. Per quello oggi abbiamo fatto di nuovo, come anche la scorsa settimana contro Bolzano, ho fatto vedere che siamo una buona squadra e i risultati sicuramente quest'anno ci saranno ancora. Da che cosa ricomincia Merano lunedì in allenamento? Io penso che andremo avanti come fino adesso, perché abbiamo perso contro il Bolzano e fuori casa contro il Trieste, per quello non è niente di grave adesso. Ovviamente per noi è bene, perché abbiamo visto che quest'anno ci siamo, per quello le altre squadre ci dovranno ancora temere. Siamo partiti un po' contratti all'inizio del primo tempo, comunque la prima partita in casa è sempre emozionante, per cui eravamo un po' rigidi e non giocavamo proprio sul liscio. Poi il secondo tempo abbiamo resettato un po' il cervello, è stato anche buono che alla fine del primo tempo siamo riusciti a tornare sopra dopo un break degli ospiti. Siamo tornati convinti nel secondo tempo e la difesa eccezionale ha fatto la differenza. Poi un paio di interventi con continuità hanno dato permesso all'attacco di concretizzare meglio, così potevamo portare vantaggio, e poi abbiamo usato la testa, abbiamo giocato con la calma, siamo andati a vincere la nostra partita. Una volta che siamo andati 2-3 gol avanti, abbiamo concretizzato senza farci perdere la testa. 2 vittorie consecutive, in estate cambio di allenatore, è andato via da Piran, nuovo terzino, dove arriva Trieste quest'anno? E chi può dirlo? Non lo sappiamo, siamo arrivati quest'anno a preparazione atletica che è durata tutta l'estate, che eravamo pochi, insoliti, non capivamo come poteva essere il futuro del Trieste, e poi la sorpresa, il nuovo allenatore col terzino nuovo. E stiamo facendo meglio di quanto potevamo aspettarci, siamo noi il Trieste, tanta difesa, concretizziamo in attacco senza montarci la testa, lavoriamo sodo e vediamo, speriamo playoff, e chi può dirlo, poi si cerca di andare al semifinale scudetto, questo è il sogno.